sindacati, associazioni di categoria, con chi vi confrontate su queste cose? Sindacati no, non ci sono. C'è un'associazione che adesso, diciamo, è stata creata l'anno scorso, che si chiama Imprendi Sud. Dico a livello locale, a livello nazionale che... Nessuno. Allora, noi siamo una realtà incredibile a livello economico, la ristorazione è portata, secondo me, non dico avanti l'Italia, ma è importantissima, solo che siamo privati. Quello è il danno, non ci pensa nessuno, nessuno. Quindi diciamo che tra virgolette si arricchisce l'imprenditore privato e quindi non vi tutelate e non pensate. Però io penso che solo qua ci sono quasi 100 dipendenti in questa stradina. Solo, ah, dai, tutti. 35, 36 siamo noi. Roberta pure è ben rappresentata, Piropiro altrettanto. Il pub là altrettanto di Ah, persone. voglio, Ci sono quattro attività. Ripeto, noi quello che pensiamo sui dipendenti. Dipendenti, poi il ristorante deve vivere, perché dopo questa bufera il ristorante deve stare aperto, perché dobbiamo continuare a vivere con il ristorante. Quindi con i dipendenti ci siamo abbracciati e abbiamo detto facciamo stare aperto il ristorante, perché se ognuno di noi voleva qualcosa, alla fine il ristorante avrebbe, non dico chiudere perché fratello la bufala abbastanza forte, però avremo un colpo davvero pesante questa volta. Ci hanno proprio spezzato le gambe. Ma già con le prime minacce, perché abbiamo avuto i clienti in meno in questo periodo. Più del 50%, più del 50%, siamo su 60-65%, Quindi già con le già non avvisaglie stavano di venendo, chiusura non venivano più. sì, già con le prime paure, tra virgolette, che si mettono i clienti, non stavano iniziando a venire. E l'abbiamo visto sabato, era free, era libero, e abbiamo fatto il 60 in meno, 65 in meno. Sono dei numeri sempre gravi. Perciò io forse dico che se rimanevamo aperti, lo stesso andavamo a finire e che non veniva nessuno. Perché anche oggi a pranzo abbiamo fatto meno della metà che facciamo di solito A pranzo, a sempre. pranzo, il primo giorno che oggi è stato aperto. Un giorno lunedì normale abbiamo fatto dei coperti che è meno della metà. Io ripeto, ci vuole qualcuno che ci aiuti, E io sono davvero qua anche senza per la parola. questo. A dopo, a dopo. Ci siamo? Bene, le parole di chi avete ascoltato, dei nostri commercianti e imprenditori, probabilmente dicono molto di più e sarebbero sufficienti. Io sono venuto qui dopo la conclusione del primo consiglio comunale, il consiglio comunale di insediamento per verificare nelle vie, nelle piazze cittadine il rispetto delle nuove misure, delle nuove normative previste dal DPCM e verificare se i nostri commercianti, i nostri esercenti avessero rispettato la chiusura alle ore 18. Non avevo alcun dubbio, ovviamente i nostri commercianti hanno rispettato appieno le nuove misure. Devo dire, dispiace sotto tanti punti di vista, dispiace perché, come voi ricordate, eravamo riusciti a scongiurare nell'ultimo weekend la chiusura delle vie e delle piazze cittadine, così come previsto dal vecchio DPCM, perché dopo un confronto con imprenditori, commercianti, esercenti, avevamo chiesto un aumento dei controlli da parte delle forze dell'ordine, delle forze di polizia, e l'ultimo weekend ha registrato una regolarità anche nel comportamento dei cittadini, anche perché i nostri commercianti hanno fatto sì che intorno, nelle vicinanze dei locali, si rispettassero appieno le regole. Eravamo un po' più ottimisti, non ci saremmo aspettati questa chiusura alle 18, ma è arrivata. Io voglio dire una cosa: alle mie spalle vedete questa via, la via Zecca, che già a quest'ora sarebbe stata piena di tavoli, di persone sedute che dopo lo studio, dopo il lavoro, sarebbero venute qui a chiacchierare, bere qualcosa con gli amici. Ci fa male vedere questa situazione, ci fa male per tanti motivi, perché piano piano forse stavamo iniziando a ritornare alla normalità, però proprio per questo è utile ribadire un concetto. Prima la salute è l'obiettivo primario e principale che va tutelato, però allo stesso modo e allo stesso tempo dobbiamo tutelare i nostri imprenditori, i nostri commercianti che un po' alla volta dopo le fatiche della chiusura
della fase 1 piano piano si stavano rimettendo in piedi. Ecco perché già da domenica avevo chiesto al governo di ristorare subito, senza aspettare i tempi che ci sono stati purtroppo nella fase 1, chi ha avuto diminuzione di fatturato a causa di chi avrà diminuzione di fatturato a causa di queste chiusure, quindi pub, bar, ristoranti, pizzerie, insomma tutto quel comparto colpito da questo DPCM. Da subito ci siamo messi a lavorare con gli altri sindaci metropolitani, con ANCI. La proposta è quella, da subito, già in questi giorni, in queste ore, che arrivino le misure di ristoro per chi sta nuovamente subendo quello che di fatto per loro è un lockdown a tutti gli effetti. Accanto a questo, anche il comparto dello sport è stato colpito. Stamattina c'è stata una pacifica protesta sit-in a Piazza Italia da parte delle associazioni sportive, delle società sportive. Sono al vostro fianco, come sono al fianco degli imprenditori e degli esercenti. È importante che queste misure di ristoro arrivino subito, perché il governo ha chiesto ai titolari dei bar, dei pub, dei ristoranti, delle palestre, delle piscine, delle società sportive, di adottare tutta una serie di misure per ritornare alle loro attività. Sanificazioni, percorsi, cartellonistica, igienizzazioni continue. Oggi davvero, e io li comprendo, mi metto dalla loro parte, risulta difficile comprendere queste misure. Se c'è un bene da tutelare, che è quello della salute, lo comprendiamo bene, ma davvero che queste misure durino un mese e non vengano procrastinate ancora di più, perché siamo alle porte di Natale, e soprattutto che questo mese venga affrontato ristorando gli imprenditori, le associazioni e le società delle perdite che subiranno. Avete sentito chi c'era prima che insomma mi raccontava un po' qual è la situazione. Solo in questa via, solo in questi pochi metri, ci sono oltre 100 persone che lavorano all'interno degli esercizi commerciali, all'interno delle attività di ristorazione. Non possiamo permettere che nessuno di queste persone, che neanche una di queste persone, possa perdere il lavoro, come tutte le altre persone, gli altri dipendenti che lavorano nelle altre attività commerciali della nostra città. Il sindaco è con voi, l'amministrazione comunale è con voi, ma la città è con voi. Prima di venire qui mi sono fermato a chiacchierare con altri commercianti della nostra città. Hanno lanciato una proposta che condivido, nella piena consapevolezza che se chiudono le attività di bar e ristoranti, in qualche modo diminuisce anche l'attività dei negozi di abbigliamento, di tutto ciò che ruota intorno al movimento creato dai bar, dalle pizzerie, dai pub e dai ristoranti. Loro hanno proposto di seguire gli orari che dovranno rispettare le attività di ristorazione, e quindi proponevano, anziché diciamo chiudere nel pomeriggio, riaprire e chiudere la sera, di fare orario continuato per consentire anche intanto da un lato diciamo di solidarietà nei confronti dei pub, dei ristoranti e delle pizzerie, ma anche di far vivere di più la città negli orari in cui sono aperte le attività di ristorazione. Mi sembra una proposta condivisibile, ma soprattutto è la dimostrazione di quanto questa città faccia quadrato intorno alle sofferenze degli altri e senta come proprie le sofferenze di chi ci sta accanto. Lavoreremo anche su questa idea e continueremo a stare vicino a chi purtroppo sta subendo le conseguenze di queste chiusure. Non molliamo.